Bentrovati a questa lezione sulle strutture dati astratte in C++. Parte seconda, a cura del blog informatico OpenTools. Sito web, lo leggete sotto, https://www.informaticoopentools.it. Algoritmi notevoli per gli array. L'array è una struttura dati omogenea, che è caratterizzata da un nome collettivo i cui elementi sono identificati attraverso un indice. È una struttura che usa la memorizzazione to memoria centrale, quindi è volatile, e ad accesso diretto. Gli algoritmi di ordinamento, di ricerca, di fusione e di compattamento rappresentano gli algoritmi fondamentali sugli array da imparare e da memorizzare perché molto spesso anche in altre strutture dati che possono essere assimilate agli array, benché siano più complessi, utilizzano, diciamo, questi algoritmi. Uno dei problemi più importanti dell'informatica, in generale delle strutture dati, sono in effetti gli ordinamenti. Gli ordinamenti che rappresentano, diciamo così, una parte fondamentale proprio degli algoritmi e strutture dati dell'informatica, perché ordinare i dati aiuta molto per compiere delle altre operazioni, diciamo, su queste strutture. Sostanzialmente vale la pena fare un ordinamento delle strutture dati ogni qualvolta ci sarà necessità di andare a ricercare degli elementi all'interno della struttura dati e soprattutto su questa ricerca viene svolta più volte e di frequente per ridurre sicuramente i tempi di esecuzione e di risposta del calcolatore in relazione, diciamo, a queste ricerche. Perché dico questo? Perché uno dei problemi fondamentali dell'informatica è valutare la bontà di un algoritmo sulla base del suo tempo di esecuzione, che è un tempo di esecuzione che viene calcolato e stimato indipendentemente dall'architettura, dal linguaggio di programmazione e anche dalla particolare configurazione hardware, perché nella buona sostanza si ipotizza di realizzare un tale algoritmo per un valore molto grande degli elementi che compongono, ad esempio, un array, tipicamente in gergo tecnico, diciamo, n, dimensione dell'array che tende all'infinito. E quindi in quel caso si va a valutare l'ordine di grandezza dell'esecuzione dell'algoritmo che chiaramente inficia molto sull'esecuzione di tutte le altre operazioni laddove la struttura non fosse ordinata. Il primo, diciamo, pensiero che viene fuori è quindi valutare un attimo l'algoritmo di ordinamento per selezione. Immaginiamo quindi di partire da un semplice problema di ordinamento di un array che è costituito da numeri interi. Questo array, diciamo, di dimensione n, è molto disordinato, ma questo non è il punto della questione. Una delle tecniche più banali che si può venire per poter ordinare una struttura dati, e quindi un array, nel fattispecie, l'esempio che stiamo qui vedendo, una volta stabilito se l'ordinamento deve essere crescente o decrescente, è quello di confrontare ogni elemento dell'array con tutti i successivi ed effettuare uno scambio fra gli elementi che rispondono, diciamo, al criterio di crescenza o di decrescenza. Quindi, ad esempio, il primo elemento in questo caso non viene assolutamente cambiato con il secondo perché il secondo è più grande, però verrà cambiato con il terzo e quindi la configurazione che noi avremo, diciamo, sarà in effetti variata. E così via, si procede confrontando sempre il primo elemento con tutti gli elementi successivi fino a che non sarà terminato il numero di elementi dell'array. In questo modo, nel caso di ordinamento crescente, avremo un elemento più piccolo che si troverà nella prima posizione. Nel caso di ordinamento decrescente, avremo, diciamo, l'elemento più grande che si troverà come primo elemento. Quindi il primo elemento verrà eliminato dal confronto e si passerà a confrontare il secondo con tutti gli altri, e così via. E quindi, alla fine di una serie di passaggi, e in particolar modo diremo che nel caso peggiore avremo un numero di passaggi pari a n quadro, dove n quadro appunto è la dimensione dell'array, praticamente avremo il confronto del penultimo con l'ultimo elemento. Nella sostanza ti sto facendo vedere quello che avviene in questi passaggi preliminari. E quindi ogni volta che avviene lo scambio occorrerà utilizzare una variabile
praticamente di appoggio per poter cambiare gli elementi dell'array. Andando più nel dettaglio, possiamo quindi vedere un algoritmo che è basato su un doppio ciclo for, in questo caso l'ho codificato sotto forma di procedura, quindi un sottoprogramma, corrispondentemente in C++ o in un altro linguaggio di programmazione, dove un primo ciclo for va a ciclare su tutti gli elementi dell'array, escluso il penultimo, mentre il ciclo più interno va a ciclare tutti gli elementi successivi a quello considerato nel ciclo precedente, compreso l'ultimo. Viene fatto un confronto all'interno di questo ciclo, viene eseguito lo scambio con la variabile di cap e l'algoritmo avanza fino a che non ci troviamo nella condizione che il nostro vettore risulterà ordinato. È un procedimento molto semplice, ma come detto prima, nel caso di un array molto disordinato, potrebbe portare a un tempo di esecuzione, diciamo, proporzionale a n quadro. Diremo in gergo tecnico che ha un o grande di n al quadrato. Benissimo, andiamo a vedere quindi la procedura anche nel linguaggio C++. Noi otteniamo il void, che rappresenta praticamente la codifica della procedura. Passiamo come parametri chiaramente il vettore e la dimensione. Come vedete, l'algoritmo codificato in C++ diventa veramente molto banale. A questo punto vi faccio vedere anche una potenziale schermata di esecuzione del nostro programma che, prendendo gli elementi, ci tira fuori poi tutti gli elementi ordinati. Perfetto. Ovviamente, diciamo che possono essere fatti dei miglioramenti con un algoritmo che è invece leggermente migliore, diciamo, di quello precedente. Stiamo parlando dell'ordinamento a bubble sort, o ordinamento a bolle, il quale, diciamo, criterio non prevede più, diciamo, quello utilizzato dall'ordinamento per selezione, chiamato anche in gergo tecnico selection sort, ma prevede di confrontare tutti gli elementi adiacenti al nostro array, quindi l'elemento di posto i con l'elemento di posto i più 1, e di farli scambiare ogni volta che venga, diciamo, ottenuta o verificata la condizione. In più, questa operazione, che chiaramente ha una complessità di n quadro mezzi, al peggiore dei casi può essere n quadro mezzi, chiaramente è già un miglioramento, ma non è assolutamente la soglia raggiungibile, tenendo conto che ci sono algoritmi di ordinamento molto più complessi che permettono l'ordinamento con un ordine di grandezza di log di n, log ovviamente in base 2, logaritmo in base 2 di n. È chiaro che noi vediamo questo algoritmo a bubble sort perché è più semplice. Lo andiamo a migliorare con un flag. Quale flag? È semplicemente un dato che ci dà indicazione quando è stato effettuato uno scambio, perché se nel corso del ciclo non viene effettuato chiaramente uno scambio, vuol dire che sostanzialmente il vettore risulta ordinato. Quindi nel caso peggiore va su n quadro metti. Andiamo quindi a vedere come funziona. Come vedete, si confronta gli elementi adiacenti e vengono scambiati. Man mano che vengono scambiati gli elementi, è chiaro che succede che gli elementi più grandi, nel caso di ordinamento crescente, vanno, diciamo, verso destra, gli elementi più piccoli vanno verso sinistra. Quindi la buona sostanza è un criterio, diciamo, abbastanza immediato per poter ordinare. Che cosa succede alla fine della prima serie di scambi? Che chiaramente nel caso di ordinamento crescente noi nell'ultima posizione ci troveremo l'elemento più grande, e quindi il vettore da considerare per i nuovi passaggi di ordinamento non sarà più un vettore di dimensione n, ma sarà di dimensione n-1, poi sarà di dimensione n-2, n-3, fino ad arrivare a un vettore che sarà, diciamo così, dal punto di vista logico, perché non cambia la struttura dati, solo di due, diciamo, elementi. Andiamo a vedere l'algoritmo. Come si vede, l'algoritmo è un attimino più complesso, perché chiaramente cosa prevede? Prevede un ciclo praticamente interno che prevede appunto di andare a effettuare l'ordinamento ogni qualvolta praticamente, diciamo, questo flag non è, diciamo, soddisfatto, nel senso che ci sta ancora qualcosa da ordinare. Viene fatta praticamente questa condizione, che è appunto la condizione di ordinamento, che viene ripetuta
al massimo nel caso peggiore per n quadramenti, e una volta fatta questa operazione, ovviamente il vettore deve essere scantito, scantonato, facendo muovere praticamente l'indice J, che rappresenta l'elemento diciamo del ciclo interno, e un altro indice che invece rappresenta la dimensione virtuale del nostro array, perché man mano che noi andiamo avanti, poiché il vettore nel caso di ordinamento crescente porta con sé un accorciamento della dimensione del vettore di un'unità, chiaramente noi dobbiamo andare a decrementare la dimensione del nostro vettore, che la consideriamo dal punto di vista virtuale. È quindi chiaro che questo algoritmo procede fin quando l'indice i è diverso dall'indice j, perché nella buona sostanza vuol dire che non ci sono più elementi adiacenti da dover confrontare, o quando la variabile del cambio sarà forse, perché vuol dire che non ci sono più elementi, diciamo, da ordinare. Come vedete, l'algoritmo si sviluppa con due cicli do, chiaramente, perché ci sono le condizioni finali, con le due condizioni che abbiamo appena citato nell'algoritmo. Il ciclo interno si ferma quando praticamente i non è più diverso da j, quindi vuol dire che non ci sono più elementi adiacenti da considerare, e poi di un ciclo più esterno, che invece viene effettuato fin quando questa variabile scambio, diciamo, è false, e però contemporaneamente la dimensione del mio vettore, quella virtuale, perché abbiamo detto che diminuisce man mano che viene effettuato l'ordinamento, non è, diciamo, al di sotto di 1, perché chiaramente il minimo è chiaramente di due elementi. Perfetto. Andiamo quindi a vedere un po' il risultato, dove ovviamente dopo vedremo l'esecuzione dell'algoritmo vero e proprio attraverso un programma scritto in C++, e come vedete il risultato è perfettamente lo stesso. Ovviamente questo ci dà spunto per parlare di un altro discorso. Abbiamo iniziato questo percorso, questa lezione, parlando dell'utilità dell'ordinamento. L'ordinamento deve essere fatto per agevolare le ricerche. Ricerche che possono essere frequenti nelle strutture dati e che quindi devono fornire risultati chiaramente soddisfacenti. È chiaro che uno dei problemi fondamentali è di ottimizzare il tempo di ricerca. Una ricerca molto banale potrebbe essere un vettore non ordinato, una ricerca sequenziale, ovvero che viene effettuata scantonando tutti gli elementi dell'array fin quando non ho determinato quale di quegli elementi è uguale all'elemento interessato come mio criterio di ricerca. Ovviamente questo può anche avere un risultato, diciamo, falso, nel senso che l'elemento può essere anche non individuato all'interno del nostro, diciamo, vettore, però comunque sta di fatto che questa situazione, porta comunque a scantonare tutto l'array. È chiaro che questa ricerca sequenziale, nel caso di strutture ordinate, è pressoché obbligatoria. Può essere migliorata con un flag, il quale flag fa uscire da questo ciclo di ricerca laddove l'elemento venga individuato, diciamo, in una certa posizione, sempre che a noi interessi, e questo è importante sottolineare, la ricerca di una singola, diciamo, occorrenza. Ma il problema fondamentale è che ovviamente bisogna individuare un algoritmo importante che permetta chiaramente di semplificare la ricerca laddove la struttura viene ordinata. Anche perché noi possiamo anche immaginare che il nostro vettore, il nostro array, venga già predisposto in fase di inserimento in maniera ordinata. Non a caso ci sono degli algoritmi molto complessi, che sono appunto l'insertion sort, che permette di inserire man mano che viene creata la struttura dati, parliamo chiaramente di un array, per comodità di ragionamento gli elementi vengono ordinati. Però l'ordinamento tipicamente è un'operazione che viene fatta una sola volta, mentre la ricerca viene fatta più volte. E allora si può sfruttare uno degli algoritmi più importanti, la ricerca dicotomica, appunto dalla parola dicotomia, o binaria. La quale ricerca binaria o dicotomica prevede semplicemente, nella buona sostanza, innanzitutto l'utilizzo di un vettore, diciamo, ordinato, e questo è il presupposto base per poterlo fare. Dopodiché, cosa si prevede? Si prevede di definire l'estremo inferiore del vettore nella prima passata del ciclo,
pari all'elemento di posto 0, l'ultimo elemento, l'estremo superiore, pari all'ultimo elemento del vettore. L'elemento di centro, praticamente, viene definito dalla somma di inferiore più superiore diviso 2. Diciamo che se la dimensione del nostro array è dispari, e quindi ti prende, diciamo, l'intero approssimato, successivo. Questo, diciamo, o successivo o precedente non fa molta differenza perché, diciamo, il nostro array viene diviso virtualmente in due sottovettori. Noi non andiamo a copiare chiaramente i vettori sottovettori in altre strutture, ma comunque in effetti è il ragionamento che noi dobbiamo applicare dal punto di vista logico, appunto perché qui ti sto spiegando la logica dell'algoritmo, è questo. Cosa succede? Chiamato y l'elemento incognito, questo elemento incognito viene confrontato chiaramente con l'elemento centrale. È chiaro che l'elemento centrale, che è questo qui che è indicato con la freccia rossa, in effetti è l'elemento che poi rappresenta di riferimento per il mio confronto. Se l'elemento da cercare è uguale all'elemento centrale, allora vuol dire che la mia ricerca è terminata. Quindi utilizzerò una variabile booleana, trova, e mi dice hai trovato l'elemento. E quindi la ricerca dicotomica termina. Però ci può essere anche un'altra situazione. Quell'elemento che io ho, diciamo, richiesto per la mia ricerca sia inferiore all'elemento nella posizione centrale. In realtà questo centro deve essere scritto qui, oppure sia superiore all'elemento di centro. In questo modo io vado a considerare l'uno o l'altro vettore, sottovettore, nel primo caso, nel secondo caso. Quindi che cosa succede? Succede che nel passo successivo il mio praticamente sottovettore, in questo caso, perché io sto considerando l'elemento da cercare, sta nella parte di sinistra, perché in questo caso ho scelto un elemento inferiore a quello dell'elemento centrale, io vado chiaramente a andare a considerare la parte sinistra o destra del vettore. Ok, in questo caso io sto andando a ricercare un elemento y che sarà presente nella parte praticamente di destra. A questo punto cosa succede? Il mio estremo inferiore diventa la posizione centro, quella occupata dal centro, l'estremo superiore rimane invariato e ridimensiono un'altra volta centro facendo inf più sub diviso 2, sempre intero successivo, precedente, l'abbiamo già spiegato, diciamo, ai fini del nostro ragionamento ha un'importanza, diciamo, relativa. Quindi questa procedura continua fino a un certo punto, fino a quando inferiore diventa maggiore di superiore, quindi la posizione di inferiore diventa, ma l'indice inferiore diventa superiore, maggiore all'indice superiore, scusatemi il gioco di parole, e quindi vuol dire che non c'è più possibilità di fare la bisezione o suddivisione dicotomica del vettore, e quindi l'elemento, se non è stato trovato al centro, vuol dire che non è stato praticamente individuato. Quindi, nella buona sostanza, questo, diciamo, è il nostro algoritmo. Quindi, l'elemento che noi volevamo ricercare era l'elemento 19, che chiaramente si trova alla destra del mio vettore, infatti l'elemento di centro in questo caso vale 18, e quindi vado a effettuare la ricerca sul lato destro. Quello che succederà è che chiaramente il nostro elemento non verrà individuato all'interno del vettore. Quindi questa procedura porterà comunque alla fine a non trovare un elemento. Però immaginiamo che il nostro elemento sia 41, l'elemento da cercare, noi andremo a suddividere il vettore di destra praticamente in due sottoparti. Avremo che l'elemento di centro in questo caso sarà proprio il nostro numero 41 nel terzo partaccio, nella seconda suddivisione del vettore per e quindi avremo trovato il nostro elemento. Andiamo quindi a vedere in conclusione l'algoritmo, il quale algoritmo chiaramente per prima cosa imposta i valori di inferiore e superiore e chiaramente si va a chiedere all'utente l'elemento, diciamo, da cercare, il nostro valore incognito. Poi va pure la condizione che chiaramente abbiamo detto che contemporaneamente inferiore non deve essere chiaramente maggiore di superiore, che l'elemento non deve essere trovato, viene fatta la suddivisione e viene effettuata, diciamo,
il confronto con l'elemento centrale dopo aver calcolato l'elemento centrale. Se io l'ho trovato, lo stampo pure, lo butto fuori, dico che trovato è uguale vero, quindi l'elemento è stato trovato, e torno praticamente alla situazione precedente. E quindi praticamente trovato uguale true esce dal ciclo e mi finisce la procedura. Laddove però l'elemento di centro non corrispondesse all'elemento incognito y che io sto cercando, è chiaro che io devo andare avanti e vado avanti in relazione al valore che sta all'interno dell'array. Se è più grande del valore di centro, allora dovrò impostare che l'inferiore sarà al centro e il superiore rimane invariato, altrimenti si farà l'operazione inversa. Codificando il linguaggio C, plat, ovviamente il significato di tutta, diciamo, la situazione è abbastanza banale. Banale perché è chiaro che il nostro algoritmo permetterà in maniera molto semplice l'impostazione di questa situazione. Quindi viene fatta praticamente la famosa condizione che trovate uguale false, inizialmente uguale false, si impostano tutti i valori, viene fatto il ciclo while e viene ripetuto fin quando praticamente diciamo viene trovato l'elemento. Guardate che questa operazione di ricerca è una ricerca molto efficiente. Infatti, l'ordinamento praticamente dicotomico, ovviamente parlando sempre di notazione di O grande, quindi la complessità praticamente di questo algoritmo rettifico che è log 2 di n, quindi ha un O grande di logaritmo in base 2 di n, quindi è veramente un algoritmo molto, diciamo, efficiente. Ovviamente qua sto mostrando i risultati della ricerca dicotomica, ma ovviamente vedremo l'esecuzione del programma. Andiamo però a vedere un altro problema, il problema del compattamento. L'array è costituito chiaramente da un insieme aggregato di elementi dello stesso tipo. D'altra parte, natura dati omogenei. Molto spesso c'è la necessità di effettuare la cancellazione fisica degli elementi all'interno dell'array, ovvero eliminare gli elementi che si trovano nelle posizioni intermedie e poi andare compattare tutti gli elementi per riempire, diciamo, con altri elementi, quindi facendo uno shift da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, a seconda, diciamo, dell'algoritmo che si vuole implementare, per andare a ottenere una struttura compattata che ovviamente avrà una dimensione n diminuita del numero degli elementi che saranno cancellati dall'interno del vettore e che per noi devono essere cancellati fisicamente. Ovviamente sarebbe possibile anche fare tutta la cancellazione logica oscurando e non considerando gli elementi diciamo che non servono più. Però sostanzialmente compattamento invece prevede proprio una rilocazione degli elementi all'interno dell'array alla finalità di eliminare tutti gli elementi diciamo che sono stati cancellati dal punto di vista fisico. Immaginiamo per esempio di voler cancellare determinati elementi. Chiaramente quelli in rosso sono gli elementi da eliminare e quindi tutti gli elementi che si trovano praticamente in adiacenza a quell'elemento da cancellare devono essere spostati verso sinistra. La dimensione dell'array chiaramente diminuisce dal punto di vista logico, laddove utilizzassimo un array statico. Ricordo, array statico è un array che può essere allocato all'inizio del programma e la dimensione non può essere modificata. Oppure di modificarne veramente la dimensione fisica utilizzando una locazione dinamica dell'array che può essere utilizzata attraverso, per esempio, la locazione con i puntatori, giusto per entrare in ottica di linguaggio di programmazione C++, non è l'unico sistema, ma comunque questa è la sostanza. Quindi, in qualunque caso, la dimensione virtuale o reale dell'array diminuisce. L'algoritmo è abbastanza semplice perché sostanzialmente si parte con un elemento già diciamo caricato, un vettore già caricato e ti vengono ad eliminare tutti gli elementi che chiaramente ti trovano diciamo in adiacenza all'elemento che è stato cancellato e quindi vengono riassegnati da destra verso sinistra. La buona sostanza, questo è uno dei metodi più banali per poter ottenere questo risultato. La codifica che noi vediamo
Vediamo, per esempio, in questo caso, per noi gli elementi da cancellare praticamente sono tutti gli elementi che hanno praticamente valore, diciamo così, maggiore o uguale a 0. Immaginiamo di avere una struttura di elementi positivi. A questo punto tutti gli elementi vengono rimessi in un nuovo vettore. Viene incrementata questa nuova dimensione e quindi abbiamo ottenuto questo nuovo vettore. Quindi l'algoritmo prevede di ricopiare un nuovo vettore, diciamo, appositamente predisposto di dimensione dinamica che aumenterà in base praticamente al numero di elementi che verranno ricopiati per ottenere praticamente il nuovo vettore compattato. Non è l'unico sistema, ma comunque è un algoritmo, guardiamolo un attimo, abbastanza semplice. Il discorso più completo invece è la funzione dell'array di dimensione arbitraria. Anche questo è abbastanza semplice: si parte da due array che sono già caricati. La dimensione complessiva dell'array risultante sarà la somma delle due dimensioni. Immaginiamo la dimensione n1 e n2, la somma delle due dimensioni n1 più n2 sarà il nostro vettore, diciamo, risultante. Viene fatta praticamente un primo ciclo che copia gli elementi del primo vettore nel terzo vettore, viene fatto un secondo ciclo che copia gli elementi del secondo vettore a partire dall'elemento successivo all'ultimo del vettore precedentemente copiato e quindi viene ottenuto il nostro nuovo vettore. Sostanzialmente due cicli for, praticamente, il quale il primo parte da 0 fino alla dimensione del vettore L1, dove L1 è la dimensione del vettore, diciamo, numero 1, che abbiamo chiamato x, il vettore y invece ha la dimensione L2 e quindi si parte da una dimensione pari a L1 più 1 fino ad arrivare ad L2. Ovviamente in questo caso ho presupposto che venga prima il vettore 1 e poi il vettore 2, ma potrei tranquillamente invertire cambiando l'ordine dei due cicli e gli indici. Questo è abbastanza semplice praticamente come situazione. Dopodiché il vettore risultante praticamente che viene fuori deve essere ordinato. Conviene ordinare il nostro vettore z con una qualunque procedura di ordinamento che abbiamo visto, sia la selection sort, la bubble sort, e la nuova dimensione del nostro vettore, in questo caso la dimensione L3, viene passata come parametro praticamente di ritorno, diciamo, al programma chiamante che avrà effettuato la chiamata, diciamo, del nostro vettore. Perfetto. E quindi questi sono gli algoritmi e le relative codifiche degli algoritmi notifici di vettori. Ce ne sarebbero molti altri, ma chiaramente ci siamo limitati a questi. Adesso andiamo a vedere dal punto di vista pratico come si traduce questa cosa. Ecco qua il nostro listato. Andiamo velocissimamente a vedere le varie funzioni che sono state realizzate. È stata realizzata chiaramente la carica del vettore, che è chiaramente molto semplice, un ciclo for per il caricamento del vettore. È stata realizzata la stampa, perché chiaramente anche qui dobbiamo vedere il risultato che viene fuori per ogni operazione che andiamo a compiere. Ovviamente con il ciclo for le variabili all'interno delle funzioni sono variabili locali. Abbiamo poi qui varie ricerche, la sequenziale, quella che appunto scansiona il vettore non ordinato, è abbastanza banale. Diciamo, questa l'abbiamo vista, diciamo, in un'altra lezione e ovviamente utilizziamo un ciclo for che scansiona tutto il vettore. Poi abbiamo invece una ricerca sequenziale sempre sul vettore ordinato con flag, che interrompe la ricerca nel momento in cui è stato trovato l'elemento, è ottimizzata, maggiormente performante. Poi abbiamo praticamente il primo ordinamento, quello per selezione, quello col doppio ciclo for e selection sort. Poi abbiamo l'ordinamento a bolle, che introduce anche qui il discorso della variabile praticamente scambio, che ci aiuta praticamente al discorso di uscire o meno dal ciclo laddove non siano più svolti scambi. Poi per concludere abbiamo ancora una ricerca dicotomica, che l'abbiamo vista anche nella presentazione, e finalmente arriviamo al compattamento che pure abbiamo visto, alla praticamente funzione di fusione dei due array e il main. Nel main ho dichiarato i vettori chiaramente,
dichiarati di dimensione fissa, le varie variabili che partecipano alle dimensioni degli array coinvolti, e ho fatto integrante le varie operazioni, proprio per far vedere, questa l'ho messa commentata perché chiaramente per fare alcune operazioni magari posso commentare alcune righe di codice per vedere il risultato. Alla fine il risultato sarà sempre lo stesso. Ovviamente gli algoritmi poi saranno eseguiti in sequenza e quindi per semplicità è stato fatto questo discorso per appunto vedere diciamo la situazione del nostro array. Ok, andiamo a fare l'esecuzione. La compilazione è già andata a buon fine. Mi viene chiesto il numero degli elementi dell'array. Io inserisco 10, li inserisco pure diciamo disordinati. Posso mettere anche dei numeri negativi. Ok, posso mettere anche degli stessi elementi. Ed ecco qui che il nostro vettore viene ordinato. Immaginiamo di voler cercare un elemento. L'elemento dà la posizione. Cerchiamo un elemento magari che non c'è. E lui ti dice che non è stato trovato. Questa è un'altra ricerca con flag. Adesso fa la ricerca dicotomica dopo averlo ordinato. Vado a inserire un elemento da trovare e chiaramente mi ha tirato fuori che l'elemento non è trovato. Vabbè, mi ha stampato il vettore ordinato. Adesso mi chiede la dimensione del secondo vettore. Io ci metto 5, ci metto i valori 11, 22, 33, 44 e 55, tutto bellissimo. Ed ecco qui praticamente il vettore con gli elementi che sono stati fusi. Non ho visto l'algoritmo di compattamento, ma è presente qui nel codice, nell'allegato che avrete a disposizione sul video, sul GitHub di questa video lezione, che sta quindi nel video, avrete la possibilità di poter caricare questo codice. E quindi questo diciamo è il programma che riassume un po' le operazioni. Siamo quindi giunti alla fine di questa unità didattica. Ti ringrazio per l'attenzione. Ti invito praticamente a guardare il blog dove troverai appunto anche i codici sorgenti e ad iscriverti al canale per quanto riguarda le prossime lezioni appunto sull'argomento. Se hai qualche commento, scrivilo di sotto nei commenti del video e anche per quanto riguarda richieste di ulteriori chiarimenti sull'argomento. Grazie, arrivederci.